Sport. Un tempo lo sport non serviva. Il fatto che tu corressi da una parte all'altra per cercare di cacciarti il brontosauro e poi zappassi l'orto a colpi di pietra per farti crescere due pomodori. Nella preistoria c'erano i pomodori. Ma c'erano anche i dinosauri. E gli uomini insieme. Va bene. Quello lì già bastava e avanzava per tenerti in forma comunque. Anzi, ti potevi pure ritenere fortunato se riuscivi a mettere su 2 kg. Ehi ragazzi, oddio, ho la panza! Le cose sono un po' cambiate da allora. Abbiamo un telecomando per i bidet, i fast food che con 10 euro ti spari una valangata di patatine fritte. Se c'è ancora fame ti mangi pure le sorprese, che secondo me fanno pure meno male dei panini stessi, tra parentesi. Abbiamo la macchina, il computer, il divano, la possibilità di ordinare a casa, il cellulare che ha delle applicazioni che fanno tutte queste cose che vi ho appena elencato. Sì, insomma, meno ti muovi meglio è. Per combattere tutto questo basta fare un pochino di sport. Esistono varie tipologie di sportivi e la maggior parte di queste sono molto simpatiche. Categoria sportivi da sempre: una banana a colazione, una leggera corsa di 40 minuti per svegliarsi, una mela a pranzo, una corsetta di un'oretta giusto per digerire, ma così niente di che, una nutriente leccata alla tazza del water per reintegrare un pochino di calorie perse, e poi a letto senza cena. Il fatto che non progettino il suicidio rimane ancora un mistero per me. Categoria magnati dello sport: un uovo a colazione ogni mattina della loro vita, anzi se se ne fanno 4 è pure meglio, e allenamento estenuante da campo di concentramento che si protrae fino alla mattina dopo, nella quale li troveremo molto probabilmente ancora a fare pesi, pronti per iniziare una nuova giornata nella quale non lavoreranno, ma tutto quello che faranno è continuare ad allenarsi e fare quelle diete assurde. Ah, barca da urlo. Figo. Quanto costa? Questa è una delle mie categorie preferite, quella degli intenditori e degli appassionati, che molto spesso ha dei seri problemi a relazionarsi col sottoscritto. No, veramente sarebbe Barça, tipo Barcellona, la squadra. Ma è questo Real Moto che la vende? No, Real Moto sarebbe Mourinho, tipo Real Moto, per la sconfitta. Guarda. Ah, Real Moto è quello che gli stringe la mano a questa. Real Moto sarebbe José Mourinho. Strano nome Real Moto. Vabbè, lascia stare, non ne capisci niente. La categoria pignoli sono quelli che si comprano tutto l'armamentario, che magari è pure costosissimo, buttano via soldi a palate e che poi quando stanno per iniziare mollano istantaneamente. Ok, per oggi può bastare. No, ma fai bene a non sforzarti troppo all'inizio. La categoria videogames sono stanchi. Mannaggia, sfrutta meglio le ali, idiota. Su, cala adesso, non farti fregare, se no ti devo sostituire. No. E purtroppo infine ci sono quelli come me, quelli che mangiano a letto, biscotti, stanno lì a ingrassare finché non hanno un appuntamento. A quel punto si spara una settimana di allenamento, digiuno, e manco Rocky Balboa ci si è sottoposto, nella speranza così di rimediare ai danni commessi nei mesi precedenti. Danni quali non si può riparare in una settimana.